Così le volanti dei colleghi Pierluigi e Matteo hanno voluto ricordare questi due ragazzi uccisi all'interno della questura di Trieste. Vedete, chi fa questo lavoro lo fa sapendo che c'è un eroismo quotidiano di cui non si parla mai, ma che si mette addirittura in discussione la propria vita, a rischio la propria vita ogni giorno. Ecco, quei due ragazzi che vedete alle mie spalle non ci sono più. Chi fa questo lavoro, ripeto, purtroppo deve metterlo in preventivo. Quello che io non accetto e non tollero è invece quello che ho sentito, quello che ho visto scritto, quindi quando uno scrive dovrebbe usare un minimo di cervello. Tralascio le cose più becere, però per esempio lo chef Rubio ha scritto che questi ragazzi erano impreparati fisicamente, psicologicamente, mentalmente. Ora io, lo sappiamo bene, viviamo in una società dove appena succede una cosa uno non sente altro che la necessità impellente di scrivere la prima stronzata che vuole dire. In certi casi sarebbe meglio evitare, perché, caro chef Rubio, questi ragazzi non li hai mai visti, non li hai mai conosciuti. E allora prima di scrivere, prima di parlare, bisognerebbe conoscere la realtà dei fatti. Poi si può discutere tutto. Certamente qualcosa non è andata come avrebbe dovuto andare. Ma prima di scrivere certe cose, bisognerebbe pensarci non una, 100 volte. E a loro due mandiamo questo applauso. E lo mandiamo però anche a tutti coloro i quali ogni giorno fanno il loro lavoro. Un lavoro a cui tutti noi dobbiamo dire grazie. Al di là della retorica, spesso si sofferma in questi casi, si usano parole che suonano retoriche. Ecco, ricordiamoci chi sono e cosa fanno. Chi sono e cosa fanno. Ogni anno ci sono circa 4 milioni di controlli. 4 milioni di controlli. Qualcosa non è andato per il verso giusto, certamente. Però lo ricordo a tutti. È una situazione, tra virgolette, normale. Addirittura c'erano il padre e il fratello che accompagnava questo domenicano in questura. Si parlava di un furto di un motorino, non di un terrorista, non di un rapinatore preso in flagranza di reato con il quale probabilmente avrebbe usato altre attenzioni. Chissà cosa è successo, lo scopriranno altri, ma vi prego, prima di scrivere certe cose, ragionate un po' di più.